La festa che tutti aspettano ogni 3 agosto da sempre, con ansia e trepidazione. L'emozione non manca mai, ma quest'anno una processione blindata. San Basso è arrivato dalla cattedrale dopo la messa, sopra un pick-up, intorno solo autorità, forze dell'ordine, volontari, la banda e poca gente, pochissima. Il Covid ancora una volta mette alla prova anche le tradizioni. La statua di San Basso, il santo venuto dal mare, è stata sistemata sul nuovo Saturno, la barca prescelta dalla sorte. Il peschereccio con il patrono ha preso poi il largo, lasciando il porto desolato. L'entusiasmo non è però mancato sulle barche, nonostante il numero delle persone ridotto dalle restrizioni anti-Covid. È stata una bella cerimonia, seppur in maniera partecipata un po' ridotta per causa delle restrizioni Covid, ma come sempre è una bellissima festa. I termolesi l'hanno festeggiata con gioia e che dire, viva San Basso! Il limite è solo esterno, non riguarda il cuore, perché il cuore non è mai prigioniero se è libero dentro. Le circostanze possono restringere le espressioni, ma non la gioia che nasce dalla festa, che è un ritornare alla memoria delle proprie della propria identità, non al passato, ma il rimmergersi in una memoria viva di popolo. Un San Basso diverso, però comunque è stata una bella festa, è una bella festa. Noi ci teniamo tanto, la mia famiglia ci tiene, la marineria ci tiene e tutto il paese ci tiene. Quindi dopo tanti sacrifici comunque la festa e le emozioni non mancano? Sicuramente, è sempre un'emozione e quest'anno purtroppo abbiamo dovuto scendere subito il santo, ma adesso lo andiamo a accompagnare in chiesa. Non è stato facile organizzare l'iniziativa con lo scrupoloso coordinamento dell'Associazione San Basso. Sempre emozionante il lancio della corona di fiori in mare. C'è chi è riuscito a salire in barca e chi la devozione al patrono l'ha vissuta a terra. È un po' diversa, ma comunque le emozioni ci sono sempre. Ora continueremo i festeggiamenti in un modo più blando, però comunque li faremo. È un modo per stare anche insieme agli amici, la famiglia. Esattamente, principalmente con la famiglia e con gli amici. L'abbiamo vissuta leggermente diversa, però comunque la sentiamo lo stesso. L'emozione c'è sempre. Certo, sempre, anche di più quest'anno. Cosa rappresenta per voi San Basso? Ma è il nostro punto di riferimento, in qualsiasi cosa è il nostro punto di riferimento.